Durante l'ultima sessione di scalping live insieme a Giancarlo Prisco abbiamo operato sia al rialzo che al ribasso sui principali indici azionari in diretta durante la conferenza della Federal Reserve, quindi con una volatilità veramente molto molto alta. Vediamolo subito in questo video. La rottura rialzo di 105,40 potrebbe dare ulteriori spinte e andando poi a segnare anche i nuovi massimi di periodo, quindi dollar index sembra proprio Aperto uno short non veloce sul fermarsi. Dow, scusate Uno perché short qua sul Dow, eccolo qua, da questi livelli. velocissimo. Via. Sono entrato un po' tardi, però anche l'S&P ha rotto e l'ho preso sul Dow, ma non lo so se sono entrato un po' Vediamo, con tardi perché calma. sto guardando 300 cose, quindi Vai, 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 non so non è un se problema. riesco a fare tutto. Quindi vediamo un attimo se mi dà un ultimo giro. Dovevo entrare 30 punti più su, ma non ce l'ho fatta, che stavo guardando i grafici. Ma vediamo un attimo se riesco a. Questo mo è pericoloso qua, eh. Ecco qua, vedi? Solo che dovevo entrare prima, ho Basta entrare sbagliato. con l'esposizione un po' più bassa, poi se i prezzi rompono al ribasso manteniamo la posizione. Mo' aspetto un attimo, ma non mi piace. Abbasso un po' l'esposizione. Chiuso con meno 10. E vedo un attimino se mi accelera qua, poi abbasso lo stop perché Vediamo se purtroppo testa. sono andato troppo, questo è molto aggressivo, voglio dire se arrivo ai 3,79, ma sono entrato un po' troppo veloce, ma purtroppo vedete qual è il problema? Volevo entrare in pullback, ma questo qua mi ha pescato male, perché stavo guardando l'altro schermo ed Anche euro-dollaro continua a scendere, quindi ha rotto definitivamente i, chiaramente sempre andandolo a guardare su time frame a 5 minuti, quelli che erano i minimi delle ore 18:50 e di conseguenza si aprono comunque nuovi scenari ribassisti anche Allora, primo per quanto riguarda il cambio dei cambi. target, cominciate a mettere un trailing o una chiusura parziale, per favore, perché questo può girare in questione di secondi. Se l'avete fatto sull'SP va bene lo stesso, purtroppo non mi ha dato tempo, me ne ero accorto sulla seconda candela, ma dovevo aspettare il pullback. Qua mi sa che crolla Va tutto a bene, picco, intanto perché 100 80 punti di punti li Dow, vai. abbiamo fatti. Stop in pareggio. Ah no, spostiamo lo stop loss No, in qua è posto in profitto. pareggio, Profitto, metto 50 profitto. punti in tasca, cominciate a mettere 100 50. punti di Dow, ragazzi cominciate a mettere i parziali subito, perché questo appena fai i pullback sono micidiali, questo mi sa che si affonda stasera. Ragazzi qui continuano ad operare. Emanuele ha preso un punto solo perché poi aveva spostato lo stop profit su S&P 500, mentre Mirko ha aperto uno short da 3.762. Attenzione chiaramente a operare in questo frangente perché sono le 20:28, quindi anzi 20:28 e 53 secondi, quindi tra 1 minuto e 5 secondi inizierà a parlare Powell. Di conseguenza abbiamo aperto uno short sul Dow Jones. Velocissimo, mi rubo qualche punto. Se me lo dà, mi dovrebbe dare i 3,50. Vediamo se me li dà velocemente. Se me li dà, no, mo' comincia una brutta fase. Spero che accelera perché sennò questi mi frustano un'altra volta. Ve l'ho detto, oggi non sarà facile. Spero che mi dà la satisfaction. Se no, qua sono dolori oggi. Devo rifare tutto da capo. Ai. C'è una bella guerra in corso qua, ma sulla carta dovrei riuscire Aspettiamo. ad avere. Ma questo è troppo. Vabbè, mo lo metto qua, tanto. Voglio vedere se mi dà l'accelerazione. Mi deve dare i 3,50. Lì possiamo capire se ce la faccio. Ma non gliela fa, non gliela fa. Maledetto. Attendiamo. Dai, Calma, dai che questa candela ha chiuso sui minimi, dai. Ecco, massimi dai. decrescenti, vediamo se spinge un pochettino per C'è andare sta l'SP sotto che il fa minimo sulle precedente. Raga, purtroppo questi sono momenti di grande emozione, anche per me, ma non in termini di guadagni e perdite, perché uno li vede le cose, allora dici, dai. Comunque cercate di. Io per esempio qui posso già fare, per stare più tranquillo, questo anche per voi, fate chiusurine parziali, capito? Poi appena cominciate subito a mettere un trailing stop più basso, vedete, io comincio ad abbassare l'esposizione. Dai, sfondali e Così, vai, 90 bastardone. punti. Vai, aspetta, non è finita. Voglio i 30.000 punti stasera. Dai, eccolo là. Proteggete. Stop in pari. Aspettiamo. Forza. Stop in 70-80 punti. La pareggio. metà portate a casa. Io qui se li posso lasciare. Anche l'S&P qua vedo che spinge. No, raga, l'SP ha rotto. Quindi scende tutto.
Il down sta andando un po' più lentamente, ma non vi preoccupate, i 100 punti ve li ho fatti fare. Mi sono ripreso quello che ti sei rubato prima. Vai! 130! Forza! Ragazzi, stop dietro le candele. Non giocate con la volatilità, perché appena fanno i pullback vi frustano. Però voi nel frattempo 150 punti. Ragazzi, Eccoli. sapete già quello che dovete fare. Io fra poco abbasso, appena la prossima candela, comincio a vedere la situation. 170! 150, forza! Il Dow quando scende l'S&P, vedete il Nasdaq è sceso, ma scende di più il Dow a velocità. Quindi ho preferito questo appositamente, ma l'S&P short, questo va a 700. Madonna, che bello! 100, 200, 200, forza, signori, venghino! Forza, metto uno stop a 2,72. Dai, dai. Attenzione, questa candela, come la Aspettate che è entrato interpretiamo? un volume della Madonna. Attenzione, l'S&P se rompe questo volume, grande long in canna. Vediamo un attimo, sto guardando, ma gli acquisti ce ne sono tanti. Ma saranno sufficienti? Allora faccio una cosa. Questo è a mo' di prova. Io ci provo. Perché io sono entrato un po' più alto di Manuela, ma sono ancora in ampio profit. Metto uno stop qua. Se questo non tira subito, la chiudo al volo. Mi deve arrivare un attimo sulla punta della zona di pressione e vediamo che succede. Occhio, ragazzi, qui. Subito lo stop. Lo alziamo perché qua. No. Aspetta, devo alzare. Ah! Io ho bisogno di quattro mani stasera. Non posso spostare i trading sulle mie posizioni. Eccolo là! Fatto! Oh, stop Ragazzi, in pari, proteggete! vediamo È parte entrato, della proteggete detto trade. posizione. Ultimo, vai! Subito, 1.100 euro in tasca, via! 20, 20. 3.800! Eccolo là! Abbiamo raggiunto. Ecco la conferma. Io sto a posto. Allora, ragazzi, adesso qua abbiamo uno scenario dei 3.820. Io ho la candela a 5 minuti. Se volete aggiustare gli stop, usate quella a 1 minuto, ma io me ne ero già accorto. Vedete l'importanza di aspettare? E infatti abbiamo 26 punti di SP. Ma che bella sessione stasera! Ricca, oggi soldi per tutti, dai. Come potete vedere, questo tipo di sessione non è solo altamente profittevole, ma anche altamente formativa. Infatti, si capisce in maniera molto chiara come gestire ogni tipo di posizione, sia in profitto che in perdita. Ed è per questo quindi che vi aspetto alla prossima sessione di Scalping Live insieme a me e Giancarlo Prisco il giorno 12 luglio alle ore 15:15, commentando chiaramente quella che sarà l'apertura dei mercati americani.